Il venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le differenze. Siamo pronti per andare in onda con un'altra puntata di Oltre le differenze, dedicata al mondo delle associazioni. Ma prima, i fatti di questa settimana ci impongono una riflessione assolutamente necessaria. È accaduto a Firenze un fatto gravissimo, un episodio di xenofobia. Un uomo di 50 anni, Gianluca Casseri, si è messo a sparare sulla folla all'impazzata e ha colpito volontariamente alcuni senegalesi. Due sono morti, tre sono feriti, ma per fortuna fuori pericolo. Questo episodio nella nostra bella Toscana, nella nostra Italia, in un momento come questo, ci costringe ad una riflessione molto importante. Non vogliamo attribuire episodi come questi alla follia di una singola persona, ma vogliamo credere che sia responsabilità di ognuno se nel nostro paese accadano cose di questo tipo. Perché tutti, e proprio tutti, dobbiamo sentirci in dovere di costruire un clima diverso in un momento come questo, di grande tensione sociale, dove qualunque mina potrebbe impazzire. Ognuno di noi deve impegnarsi sempre di più a costruire una società migliore, una società in cui c'è rispetto per le differenze, c'è rispetto per la diversità, che sia diversità di razza, di religione, di orientamento sessuale, identità di genere. E da questo programma, da questo piccolo amplificatore, stiamo provando a gridarlo. È necessario che tutti ci mettano la faccia, che tutti facciano la loro parte nella costruzione di un mondo migliore, perché questo non accada mai più. Ben detto, Nat, sono assolutamente d'accordo con te. E allora, questa sera, per il nostro consueto viaggio nelle associazioni LGBTQ, abbiamo deciso di dare voce ad una realtà associativa nazionale. Parleremo infatti di Arci Lesbica. Sì, Oriana, ma prima di conoscere meglio l'associazione e come opera concretamente sul territorio, diamo qualche cenno storico sulla nascita del movimento lesbico in Italia. Sei preparata? Sono preparatissima, le so tutte. Ecco. Come accennato nelle puntate precedenti, il movimento gay in Italia nasce all'incirca negli anni 70 e proprio in questi anni, sebbene fossero presenti anche donne lesbiche nei gruppi del movimento omosessuale, la mobilitazione sociale delle lesbiche avviene per lo più all'interno del movimento femminista. E infatti per tutta la sua storia il movimento lesbico italiano presenterà un forte legame con le battaglie e le questioni femministe e per questo motivo manterrà sempre una sua specificità rispetto al movimento gay, tanto da creare proprio all'interno del movimento LGBTQ italiano due correnti, da un lato quella lesbo-separatista e dall'altro quella gay. Non è dunque una sorpresa che nel dicembre 1996 venga ufficialmente istituita l'Arci Lesbica, dalla suddivisione di Arci Gay e appunto Arci Lesbica in due soggetti distinti e federati tra loro. Oggi l'Arci Lesbica, che lo ricordiamo è costituita e composta esclusivamente da donne, conta 19 circoli, attivi in tutto il territorio nazionale. Nel corso degli anni l'associazione ha portato avanti numerose battaglie e iniziative sulle tematiche della lotta all'omofobia, alla violenza sulle donne e per i diritti civili delle coppie lesbiche. E allora introduciamo subito la prima ospite del nostro viaggio, l'attrice, regista e conduttrice radiofonica Eleonora Dall'Ovo, che ad Arci Lesbica è legata, come dire, a un doppio nodo. Ma diciamo che ultimamente, negli ultimi 5 anni, abbiamo iniziato a collaborare con dei laboratori teatrali per sensibilizzare la comunità lesbica milanese al discorso sia della visibilità sia dell'aggregazione tra lesbiche attraverso progetti culturali che non siano solamente la discoteca oppure degli aperitivi. Quindi il teatro è una delle tue passioni, Eleonora, giusto? È una passione nel senso che in realtà è il mio lavoro, quindi diciamo che sono tra le poche fortunate che unisce lavoro a passione, quindi fortunatamente riesco ancora a vivere di questo, sperando che la prossima finanziaria e l'euro tengano, altrimenti andrò a fare qualcos'altro. Diciamo che lavoro proprio facendo teatro, che è la mia passione. Senti, sei anche l'autrice di Scatti di teatro lesbico, un'antologia di teatro lesbico che raccoglie le drammaturgie di 4 autrici italiane. Che significato ha avuto per te questo lavoro? Per me questo ha avuto un significato altissimo, nel senso che nel 2001, ma questo già progetto nasce nel 1998, con un'idea che c'erano appunto delle autrici di teatro lesbico che sono la Cavallin, l'Angela Soldano e l'Elena Rossi, che noi sempre facevamo, parlavamo di teatro, scrivevamo di teatro, rappresentavamo teatro lesbico, ma non c'era nulla di scritto. Al che a un certo punto ho deciso di trovare, di unire tutti i nostri
altri lavori, dare una visibilità cartacea, perché poi il teatro ha questo problema, che viene rappresentato poi perso, perché non è né il cinema, non rimane, è fatto proprio lì sul momento. Le nostre drammaturgie dovevano rimanere e iniziare a far capire che anche in Italia c'è del teatro lesbico, sia per gli operatori teatrali eterosessuali o che ne sia, sia per noi, per dare visibilità al lavoro che facevamo. E per me questo ha un valore altissimo, e uguale anche le mie colleghe, perché il nostro lavoro non si perda. Noi non siamo state le prime a fare teatro lesbico, sono state moltissime anche altre durante gli anni 70. Di quel lavoro non è rimasto niente, perché le drammaturgie non sono state poi stampate, recuperate, e purtroppo sono state perse. Noi questa volta, o io questa volta, ho voluto raccogliere attraverso grazie a loro che mi hanno dato le drammaturgie, abbiamo fatto questo lavoro. È un patrimonio sicuramente molto prezioso, che quindi vale assolutamente la pena di conservare anche in questo modo. Spesso tu utilizzi anche la chiave ironica e divertente per affrontare temi importanti, come per esempio il pregiudizio. Penso ad uno degli spettacoli che hai messo in scena, A spasso con una cagnetta bisex. È una performance piuttosto provocatoria che si apre con una domanda, cioè: cosa fareste se il vostro cane avesse rapporti omosessuali con altri cani? Ecco, ti sei data una risposta a questa domanda? Sì, io avevo un cane, e portandolo fuori mi trovavo sempre in situazioni dove questa mia cagnetta ogni tanto aveva degli atteggiamenti, come si sa, molti animali hanno atteggiamenti bisessuali, e questo metteva un po' in difficoltà gli altri padroni. E a questo punto io ho sempre risposto sorridendo, mentre all'inizio andavo via, addirittura cambiavo parco perché la mia cagnetta mi metteva in difficoltà. A un certo punto ho smesso di cambiare parco e rimanevo dicendo che la cagnetta era assolutamente normale, e rispondevo ai padroni che si stupivano degli atteggiamenti omosessuali o bisessuali dei cani e della mia cana, che erano loro probabilmente strani, che erano malati di omofobia. Ecco, allora vorrei chiudere con te, e così: c'è una ricetta dal tuo particolare osservatorio per combattere l'omofobia in un momento anche difficile come questo, in cui si parla poco di diritti, vista anche la congiuntura? Ma guarda, dopo i fatti di Firenze, xenofobia di Torino e a Roma sulla comunità ebraica, penso che i prossimi saremo noi della comunità lesbica, gay e transgender a essere colpiti, non tanto dalla crisi ma dagli effetti della crisi, ovvero saremo forse anche noi colpiti dal malessere e della voglia di colpire chi è diverso. L'unico modo è quello di fare assolutamente cultura, lavorare contro il pregiudizio nelle scuole e far fare alla comunità LGBT festival, spettacoli, laboratori, e essere ascoltati all'interno del Parlamento, come ad esempio Paola Concia continua a dire che serve una legge contro gli atti omofobici, e questo non viene fatto. Io sinceramente penso che questa sia l'unica strada per dire che chi colpisce un nero, un ebreo, un transessuale, una lesbica, non sia malato di mente, ma semplicemente è vittima di una situazione culturale, di un clima culturale veramente orrendo qui in Italia. E la crisi economica di adesso non è dovuta al fatto delle banche, ma è dovuta da un'idea che non c'è più una rete sociale, l'idea di quanto sia importante la libertà, la solidarietà e soprattutto la differenza. Sono assolutamente d'accordo con te, Eleonora. Noi ti ringraziamo, ci uniamo assolutamente alla tua riflessione. C'è assolutamente bisogno di ripensare anche ai valori a cui tu facevi riferimento, in un modo diverso, nuovo probabilmente. Grazie mille per essere stata con noi, davvero. Buonasera a tutti e buonasera agli ascoltatori e agli ascoltatrici. Noi ci fermiamo un attimo, ma fermi dove siete, perché tra poco torneremo a parlare di Arcilesbica, per la mia gioia. E allora che fai? Te ne privi? Io no, io no. La solita, ma esi.